Bentrovati su Home Writing, oggi parliamo di scrivere per lavoro. Qual è la differenza rispetto a chi scrive per passione? Ce ne sono e come? Vediamo assieme. Ok, eccoci qui. Allora, andiamo a vedere tutte quelle che sono differenze. Chi scrive per passione ha sicuramente voglia di scrivere nel momento in cui va a scrivere, non ha tempistiche particolari, non ha pressioni esterne e questo è un grandissimo, enorme punto a favore perché avere maggior tempo permette a chi scrive di poter soffermarsi meglio sul prodotto, su ciò che va a buttare su carta e quindi avere un'attenzione più ricercata in merito a ciò che va a stilare. Quando si lavora con la scrittura è diverso, si può lavorare con la scrittura in diversi modi, ma chi fa lo scrittore, il romanziere per lavoro è soggetto a enormi pressioni e a tempistiche molto ridotte, perché quando si fa qualcosa per lavoro abbiamo dei tempi imposti dalle major, quindi le grosse case editrici ci dicono guarda, entro X tempo tu devi ultimare il tutto perché poi dobbiamo iniziare la fase che è quella dell'editing, la pubblicità pre-lancio, il lancio e il supporto post-lancio, quindi c'è davvero un lungo iter e chi scrive per lavoro non può scrivere un libro ogni 15 anni. Alcuni scrivono anche 3-4 libri all'anno, non parlo di autori bestseller che possono permettersi di scrivere anche un libro ogni 3 anni, che tanto quella volta tanto che scrivono il libro, allora c'è un boom spropositato di vendite e quindi sono felici autore e casa editrice. In questo tempo sicuramente l'autore non avrà grosse pressioni, ha anche un po' quello che è, ecco, il libero arbitrio sull'opera, sulla trama e quant'altro, ma parlando per chi lo fa come lavoro, allora ci sono delle cose a cui dobbiamo rispondere. Prima di tutti è, come dicevo, la tempistica. Scrivere 3-4 romanzi all'anno comunque non è semplice e spesso cosa capita? Che, e qui c'è una seconda cosa da tenere in considerazione, chi scrive sotto contratto con Major e deve pubblicare più libri è costretto a scrivere sempre. Sempre, perché i tempi sono davvero strettissimi e quando io scrivo per passione scrivo perché in quel momento sento la vocazione, perché sono con la mentalità giusta per poter approcciare al testo, alla storia. Quando invece questo non accade e ho un'imposizione, quello che vado a scrivere può anche perdere di qualità. È vero che poi in termini di elaborazione del testo e tutto viene rivisto più e più volte da editor della casa editrice, perché quando si parla di major ci sono più giri di editing a cui viene sottoposto il testo, ma è vero che alla base, se il prodotto grezzo, no, dell'autore non è un qualcosa per cui si è dato tutto, e allora avremo comunque un livello un po' più basso rispetto a un'opera che può essere scritta in tempo deciso dall'autore con tutta la calma possibile, quindi questo davvero è molto molto importante. E oltre al fatto che cosa accade? C'è una libertà che viene danneggiata quando si lavora con la scrittura con grosse case editrici, perché per quanto possa essere tutto bello dall'esterno, oltre alle tempistiche a cui rispondere, ci sono anche dei contenuti da dover stilare. Se io voglio scrivere una storia che racconta una certa cosa, spesso la grande casa editrice può bocciarmi l'idea in principio perché quell'idea non vende, quindi si va a mettere sul mercato ciò che può essere vendibile, a volte lasciando anche la qualità. Di questo ho già parlato in un altro video. Cosa accade? Che nel momento in cui il contenuto viene pilotato dall'esterno, o anche solo il fatto che mi dicono guarda, questo non puoi farlo, devi cercare altre idee, cerca, cerca, vedi cosa va bene, cosa non va bene, è comunque una bella rogna per l'autore che ha già poco tempo per scrivere. Diverso è quando invece la casa editrice che dice guarda, quest'idea non venderebbe, che dici se facessimo questo? Ok, è vero, l'editore propone qualcosa e se lo propone l'editore è perché quell'idea può vendere potenzialmente. Ma voi sareste in grado di scrivere una storia mettendoci il cuore, passione, se il contenuto non è al 100% vostro nell'idea? Posso metterci lo stile, quello che volete, ma se non c'è la testa all'interno di qualcosa, il tutto perde inevitabilmente un po' di significato e quindi qualità. Queste sono le differenze che non sono poche e ce ne sono altre sicuramente, e dall'interno uno può parlarne in maniera molto più dettagliata, però queste sono le cose che risaltano più all'occhio, quindi le tempistiche, la qualità, ciò che viene imposto o meno. Per quanto riguarda il discorso di composizione, io ho avuto a che fare con
una persona a cui è stato chiesto di riscrivere completamente ben 40 pagine di un testo perché quella sezione di testo non era vendibile, e quindi andare incontro anche a quello che vuole il pubblico. E non è facile, perché si va incontro a ciò che vuole il pubblico andando contro però se stessi, e quando quel pubblico inizia a apprezzarti qualcosa che tu non hai scritto, un po' ci sente in difetto, come se quasi se si tradisse il pubblico, in quanto il pubblico pensa che tu sia il padre di un'idea che loro hanno amato ma che tu non avessi scritto in quel modo. Ma in realtà resta sempre nascosta, perché altrimenti si perderebbe quella nicchia o quella platea che si è creato nel migliore dei casi. E quindi c'è anche un gioco di social che ha a che fare non solo con i social dal punto di vista interattivo, digitale, ma anche con eventi e approcci con il pubblico, in cui devi mostrarti comunque l'autore scritto tutto maiuscolo, nel senso come persona che ha ideato e concepito il tutto, perché non verranno mai a dirti: guarda che questo libro scritto da questo autore presenta un'idea che in realtà non è sua, perché lui voleva fare questo e invece è uscito questo. No, perché altrimenti perderebbero le case editrici in vendite. Quindi è importante fidelizzare il cliente, ma a volte lo si fa in queste maniere traverse che sono tutt'altro che allegre. Voi ditemi cosa ne pensate nel caso nel box in basso dei commenti. Se questo video vi è stato utile, lasciate un like e iscrivetevi come sempre. Io sono disponibile e noi ci troviamo al prossimo contenuto. Grazie.